l'applauso del grande Trittico Lombardo per Gorka Zafir. Trieffa in questa stessa edizione. Applausi per lui. Il basco Gorka Zafir, dopo 4 ore, 41 minuti e 3 secondi trascorsi in buona parte sotto il diluvio, può permettersi il lusso di trasformare l'addirittura d'arrivo del grande Trittico Lombardo in una passerella in cui sfilare a braccia alzate fra gli applausi del pubblico varesino. Applausi strameritati, non solo perché arrivati alla fine dei 200 chilometri tirati da Legnano a Varese, in una giornata tremenda per le condizioni meteorologiche in cui solo 52 corridori sono arrivati al traguardo, ma per la coraggiosa fuga che nell'ultimo giro gli ha permesso di staccare lo squalo Vincenzo Nibali, arrivato quinto a 27 secondi, subito dietro a Aramburu, Van Avermaet e Kwiatkowski. Una gara con 94 ritirati non può che essere durissima, come riconosce Zafir. No, ha sido una gara durísima, estoy muy contento con vuestra victoria, prima de questo anno, anno difficile per tutti e bueno, hemos cominciato una nuova stagione, qua in Italia, seconda gara, ya, hemos vinto ya, estoy muy contento. Zafir pensa già al futuro. Al Tour de France che partirà da Nizza il 29 agosto. No, faccio il Tour, primo dauphinato, campionato spagnolo, Tour, dopo vediamo se la volta o prima volta. Il grande Trittico Lombardo che nell'anno del Covid ha unito in una corsa sola Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine, ha gratificato gli organizzatori e ha assunto i toni del ciclismo più leggendario, come hanno mostrato le immagini raccolte durante il percorso da Orlando Borini, che ringraziamo per averle condivise con noi.